ci vuole un'attenzione estrema per vedere cosa succede davanti a te. Ci vuole impegno, pio sforzo per vedere cosa stai guardando. Ero incantato da tutto questo, dalla profondità che si schiudeva nel movimento rallentato. Le cose che c'erano da vedere, le profondità delle cose che così facilmente vanno perse nella superficiale abitudine a vedere. Gente e poi ombre proiettate sullo schermo. Comincio a pensare alla relazione fra una cosa e l'altra. Quel film e la pellicola originale avevano la stessa relazione che c'era fra la pellicola originale e l'esperienza vissuta realmente. Quello era lo scostamento dello scostamento. Il film originale era finzione. Quello vero. Quello era vero. Senza senso, si disse, ma forse no. Il giorno si dileguava, entravano sempre meno persone, poi quasi più nessuno. Non c'era altro posto dove volesse essere. Al buio, appoggiato a quel muro. Benvenuti a Radio Gamma, giorno 17, oggi è il giorno del punto con il direttore Lorenzo Giusti, il giorno di chiusura della Gamma, che ci prendiamo per riassumere un po' la settimana, ma abbiamo cominciato con Don DeLillo, con Punto Omega, perché è una scena museale. Un personaggio sta assistendo a 24 Hours Psycho, il film di Douglas Gordon, e ha questa esperienza del vedere. Mi è sembrata molto adatta a iniziare questa puntata, perché cercheremo di guardare noi stessi in profondità alle cose che sono emerse, alcune straordinariamente interessanti, alcune drammatiche, alcune decisive nei colloqui e negli incontri che abbiamo avuto in questa settimana qui su Radio Gamic. Partiamo però sempre un po' dalla cronaca della città. I dati ufficiali dicono di 9.815 positivi più 103, quindi una crescita che si è molto rallentata. Dati buoni, ma a Pasqua stiamo a casa, continua a dire la regione. E d'altra parte l'Ordine dei Medici di Bergamo ha diffuso dei numeri che sono, come sappiamo, come diciamo da tempo, decisamente più alti. Almeno 64.000 malati secondo le indagini condotte grazie ai medici di base, più 6 volte il numero ufficiale, che è quello che tutti un po' stanno dicendo, compresi i decisori politici in questo periodo, che hanno capito che il numero ufficiale corrisponde a determinate cose, il numero reale è un altro discorso. Ecco. Buona notizia anche dal fronte dell'ospedale in Fiera, di cui ci siamo occupati anche con la testimonianza di Emergency. Sono arrivati i primi pazienti ieri, già da ieri 4 persone trasferite, quindi l'ospedale entra nella sua operatività e fornisce sollievo alle terapie intensive degli ospedali ufficiali. Oggi è anche il giorno in cui si sarebbe dovuto giocare la Champions League, i quarti di finale con l'Atalanta, e malinconicamente le testate locali lo ricordano, ma chissà che poi questa partita non ci sarà davvero più avanti, magari in estate, che sia un'altra avventura che Bergamo potrà vivere. Altre notizie parlano di 800 occhiali protettivi donati alla polizia, alla questura di Bergamo, che ha voluto condividerli con i carabinieri e con la Guardia di Finanza in un bel gesto di solidarietà tra le forze dell'ordine. E c'è anche la notizia del no dei parroci bergamaschi alla riapertura delle chiese per Pasqua, ritenuta prematura, che qualcuno aveva ventilato come momento di vicinanza religiosa. Ovviamente è un tema, domenica prossima sarà la più importante festa per il cattolicesimo e le chiese saranno chiuse. Chiudiamo questa piccola finestra informativa su quello che è successo. È nato in TV ieri sera su Report, c'è stata una puntata in cui Bergamo, si è parlato molto di Bergamo, dei ritardi ad Alzano, dei tentennamenti sulla zona rossa, della politica lombarda che è stata messa di fronte a delle scelte difficili e che potrebbero essere le scelte migliori da tanti punti di vista, ma col senno di poi è sicuramente più facile. E infatti ora chiamo Lorenzo, il direttore. Ciao Lorenzo, ben arrivato. Ciao Leonardo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vorrei partire proprio dalla considerazione su quello che abbiamo visto ieri sera a Report, no? Sull'immagine, questo racconto un po' ex post, quindi forse un po' più facile, ma anche piuttosto largo di quello che è successo a Bergamo. Forse cominciamo a scaldarci con le tue sensazioni su quello che hanno trasmesso ieri su Rai 3. Ma io l'ho visto stamattina perché mi è stato segnalato e effettivamente, ecco, mi pare che sia un servizio che racconta una grande complessità. Parlavamo poco fa, no, di questa necessaria, diciamo,
comprensione che non può, come dire, semplificare all'estremo, no? I concetti, lo stesso, diciamo, può essere trasferita come riflessione al sistema, diciamo, che questa emergenza ha fatto emergere come assai complesso. Quindi, diciamo, ho guardato con attenzione il servizio e mi pare che, come dire, si possano individuare degli inconsapevoli, probabilmente. C'era una certa inconsapevolezza sicuramente all'inizio, è stato rimarcato anche dai giornali locali e nazionali nei giorni scorsi. Tu hai parlato dell'inchiesta del Corriere della Sera, abbiamo parlato dell'articolo di Bergamo News. Si possono sicuramente individuare degli imprudenti, qualche spregiudicato forse. Sì, ci saranno sicuramente anche tra gli attori che hanno partecipato a questa vicenda, probabilmente degli avidi. Il denaro muove molte delle nostre azioni, ma mi pare che il servizio renda evidente come non vi siano dei veri e propri colpevoli. E, come dire, è uno di quei casi in cui non sappiamo se dire ahimè o per fortuna. Ecco. Certamente la situazione resta complessa e se vogliamo già, diciamo, toccare uno dei temi che sono stati sfiorati all'interno delle tue conversazioni di questa settimana, in particolare lo ha fatto Francesca Archibugi, la sensazione, il punto, se vogliamo mantenerci su un lessico che è quello con cui abbiamo deciso di caratterizzare questo nostro incontro, adesso è che non sappiamo come ne usciremo. E che, come diceva Francesca, probabilmente succederanno ancora delle cose che non riusciamo a immaginare. Questa, diciamo, immaginazione negata, o diciamo, questo futuro che supera in qualche modo la nostra possibilità immaginativa, è uno dei temi che io credo diventeranno, diciamo, ricorrenti all'interno delle prossime conversazioni che faremo in radio. Così come credo sarà sempre più predominante, e lo è già stato sicuramente all'interno di questa settimana rispetto ai 10 giorni di trasmissione precedenti, sarà sempre più determinante il tema della ricostruzione, o che potremmo più definire riprogettazione, no? Più ancora che ricostruzione, agganciandosi a alcune delle tante riflessioni che sono state fatte su tutte quelle di Stefano Boeri, no? Che così provava a inquadrare questo grande sforzo a cui saremo tutti, diciamo, chiamati a partecipare, che non sarà uno sforzo di ricostruzione, perché non dovremo ricostruire vecchie case su nuove macerie, ma dovremo costruire nuove architetture. Quindi dovremo progettarle o riprogettarle, progettarne di nuove o riprogettarne con nuove funzioni. È stato molto bello, secondo me, il suo intervento, che ha toccato tanti punti e che avrebbe bisogno sicuramente di un approfondimento, però questo aspetto che, diciamo, la normalità, che è stato toccato più volte, che la normalità fosse il problema e che non dobbiamo limitarsi a girare pagina, come dicevo, dobbiamo comprare un quaderno nuovo, no? Iniziare a scrivere dei nuovi appunti e tracciare delle nuove linee di progettazione. Questo, secondo me, sarà il grande, grandissimo tema della prossima settimana. Certo, mi sembra, no, che abbiamo appunto messo le mani nella pasta, come si dice, e abbiamo cominciato a muoverla. Adesso dobbiamo guardare avanti, partendo da chi siamo noi, cioè anche dalla prospettiva museale. Anche di questo si è parlato, secondo me, in modo importante sotto tanti comparti, ma forse poi oggi è il momento di parlare della prospettiva museale, Lorenzo, cioè come costruiremo questa progettazione dal punto di vista del museo. Ma il museo è un grande strumento, così come credo che un buon strumento sia la bibliografia, no? Che stiamo scrivendo puntata dopo puntata all'interno di questo programma, una bibliografia che somma
le tue citazioni, sempre molto, molto belle, molto interessanti. Oggi sei partito con De Lillo agganciato a, diciamo, la produzione di Douglas Gordon. Apprezzo molto quando riesci a declinare o a far convergere il piano letterario e il piano artistico visivo, perché, diciamo, tieni assieme, diciamo, due mondi che a noi interessa, diciamo, far convergere. Ma sono state altre citazioni tra le tue che ho trovato davvero molto, molto suggestive. Dario Bellezza, mi è piaciuto il riferimento all'autobiografia di Agassi, che è un libro che ho amato tantissimo, Ben Lerner, Buzzati, insomma. E poi ci sono appunto quei libri, quei testi, quelle poesie invece citate dai nostri ospiti, ecco. È davvero questa bibliografia che mi auguro, insomma, tra un po' potremmo anche sistematicamente in qualche modo scrivere e fornire a chi ci ascolta. Abbiamo ricevuto del resto delle richieste in questo senso, si possa davvero, davvero farlo. Un altro libro che tu hai citato, molto bello, a cui sono molto affezionato, è quello di Rachel Carson, La primavera silenziosa. Questo mi permette anche di, come dire, ricordare un passaggio di un dialogo con Leonardo Caffo della settimana precedente, in cui così è stato anche sfiorato come grande autore di riferimento Thoreau. Mi pare che la letteratura, diciamo, relativa al pensiero ecologico, sia una fonte che tanti ritengono necessaria in questa fase. Credo che anche la prossima settimana torneremo a parlare di questi temi. Mi veniva in mente a tal proposito un passaggio del bellissimo dialogo che hai avuto con Hans-Ulrich Obrist, all'interno del quale lui ha iniziato a parlare dicendo: io ho iniziato a viaggiare meno, quindi a ridurre il numero dei miei voli già all'inizio di quest'anno. Ecco, diciamo che questo è un problema che, diciamo, da diverso tempo viene posto, e mi è venuto in mente un passaggio, così, un precedente significativo. Nel 2008 alla Fondazione San Drettore di Abaudengo c'è stata una mostra curata da Ilaria Bonacossa e Latitudes, che è questa coppia di curatori, secondo me, molto, molto brillanti, Max Andrews e Canepa Luna. Così aveva coinvolto una serie di artisti che operavano secondo principi, secondo un pensiero appunto di natura ecologica, che aveva come fonti Gregory Bateson, il Guattari delle tre ecologie, eccetera, che sono le stesse fonti che ho utilizzato per costruire nello stesso anno un altro progetto che aveva, diciamo, un po' più o meno, diciamo, lo stesso orientamento, la mostra Green Platform, che ho curato a Palazzo Strozzi. Ecco, all'interno della mostra invece di Ilaria e Latitudes c'era un collettivo che aveva deciso di darsi un nome, che era Reduce Art Flights. Quindi, diciamo, questo per dire due cose: che avremo Ilaria Bonacossa come ospite questa settimana, e quindi potremo anche eventualmente chiedere di fare riferimento a questo passaggio domani, esatto, e che tutta la letteratura, diciamo, di stampo ecologista, cioè la letteratura che ha fondato il pensiero ecologista, che diventa così importante, mi pare davvero che si stia venendo a delineare come un ambito di studio e di riflessione ormai imprescindibile e non più, diciamo, posticipabile, ecco, come tematiche e come riferimenti. Sì, potrebbe anche essere un'opportunità, no? Appunto, già tu parlavi di mostre che 10 anni fa pensavano da questo punto di vista, Certo. secondo me diventerà un'opportunità da tanti punti di vista anche quella, se saremo capaci di affrontare l'emergenza, che è tutt'altro che certo in questo Sai, momento. l'oggi ci fa rileggere anche il passato e guardare al passato con nuovi occhi, anche, e dare senso a quelle esperienze. Non so, per esempio, mi veniva in mente un passaggio del dialogo con Antonio Marras, in cui lui parlava del Mediterraneo, no? E, così facendo riferimento al fatto che, diciamo,
negli ultimi anni il Mediterraneo sia stato bara, diceva lui, per migliaia di persone. E oggi che anche noi, diciamo, abbiamo l'immagine delle bare davanti ai nostri occhi, forse riusciamo a guardare questo nostro passato recente con una nuova consapevolezza, in qualche modo a sentirlo, no? E allora, ecco, su questo fronte, mi è venuto in mente quel bellissimo documentario di Ellen Doyle, Danzano gli anni di Mage, che io ho proiettato a Nuoro all'interno di una rassegna quando ero direttore del MAN, e lo avevo fatto nel momento in cui al museo avevamo una mostra di Thomas Hirshhorn, che presentava una selezione dei suoi collage truth, no? Di queste collage, diciamo, in cui appunto sia Thomas che poi Ellen Doyle ci invitavano, come dire, a riflettere sulla nostra incapacità di venire in qualche modo toccati da quello che vediamo, cioè immagini che passano con un flusso continuo davanti ai nostri occhi e che possono essere anche immagini di guerra o immagini di morte, ma che non penetrano dentro di noi, cioè noi siamo incapaci di leggerle, o perché passano troppo velocemente, ecco, o perché non riusciamo a rendere reale l'esperienza visiva di quell'immagine, no? Ecco, allora mi ha fatto riflettere questo passaggio del dialogo con Antonio Marras, perché è uno dei tanti temi importanti su cui, diciamo, questa nuova stagione che stiamo vivendo pone in qualche maniera. Ecco. Ci vuole un'attenzione estrema per vedere cosa succede davanti a te, no? Iniziava così la citazione di oggi. Secondo me la cosa bella di questi nostri tentativi, questi nostri dispacci, è questo Sì. tentativo di vedere con attenzione estrema, ma senza dimenticarci il contesto e chi siamo e cosa rappresentiamo, quello che abbiamo Certo. davanti. Se posso dire un'ambizione di questo programma, secondo me forse si può riassumere così. Senti, Certo. Lorenzo, abbiamo toccato anche tipo l'argomento della dignità di ricontinuare a lavorare, la citava De Bellis, il direttore di Sì. Sky TG24, Sì. ma a fronte di un riconoscimento di questo lavoro, ecco, un discorso che secondo me vale anche per i musei, anche con Maraniello, ne abbiamo parlato in un altro momento. Come l'hai vissuta tu questo discorso sulla dignità e il riconoscimento di un ruolo che adesso, nei ridimensionamenti che ci saranno, però dovrà essere dato in qualche modo anche alla cultura? Sì, credo che tu abbia trovato il giusto ponte tra la conversazione con De Belli, direttore di Sky TG24, e Mario Aniello, presidente di AMACI, quindi dell'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, perché in qualche modo tutti e due hanno effettivamente, come dire, cercato di rivendicare il ruolo primario, originario, dell'informazione, in un caso il giornalismo e l'editoria in particolare, e dei musei dall'altro. E lo trovo un approccio molto, molto consapevole e coerente. De Bellis diceva il comparto dell'editoria, assecondava, diciamo, un tuo ragionamento, andrà in profonda crisi, ma non possiamo pensare di aspettarci aiuti diversi da quelli che potranno, vorrà, o si vorranno destinare ad altri comparti. Qua c'è una crisi di sistema, di un distretto, diciamo, multiproduttivo, dove tutti gli elementi in campo avranno, diciamo, dei deficit di qualche natura. Però sì, il riconoscimento dell'importanza dell'informazione, di un certo tipo di informazione, è la base da cui partire per ricostruire, diciamo, la struttura del comparto intero. Lo stesso si può fare e si deve fare necessariamente per i musei, quindi io non posso che, diciamo, dirmi concorde con quanto detto da Gianfranco. È vero che la narrazione dei musei negli ultimi anni, soprattutto dalla stampa e dai giornali, per questo è anche interessante, no? Il collegamento tra i due, troppo spesso si è occupata di una funzionalità terza, no? Del museo, che può essere motore, traino per il turismo. Lo diceva Pisoni, direttore di Sky Arte, all'interno del suo intervento, oppure può essere appunto moltiplicatore di economie territoriali. Tutto vero, tutto condivisibile, però, diciamo, quella è comunque la conseguenza di un'azione che dovrebbe
riscoprire un proprio valore interno. L'altra cosa da cui metteva in guarda Maranello è questa, diciamo, trasferimento, no, nello spazio del web, del museo a cui tutti stiamo lavorando. E insomma, mi fa piacere che abbia apprezzato il nostro format, minuti, senza, come dire, puntare a un trasferimento dell'esperienza visiva o di rapporto con l'opera dal museo allo schermo del computer, ma cercando di utilizzare un linguaggio diverso. È quello che ci siamo detti dall'inizio, non volevamo, diciamo, affrontare il discorso in questi termini e per fortuna, ecco, anche ci sono delle riflessioni che assecondano un po', diciamo, questo nostro spunto. C'è un'immagine della settimana scorsa a cui sono molto legato, l'immagine di Gina Poetella in controluce con la mascherina Bellissima. Sì. già sul campo. Ecco, questo forse è stato il modo in cui noi siamo andati più vicini, pur stando a casa, ad essere sul campo. È stato un momento interessante e importante anche quello con Emergency. Ma sì, e ti ringrazio per aver pensato di invitare Gina, perché davvero così, se ripenso a tutta la settimana, quello è stato uno dei momenti più forti, ma forse perché la testimonianza è sempre più forte delle parole, tranne quando le parole stesse diventano testimonianza. E in quel caso si è respirata una grande consapevolezza, una grande umiltà e delle parole di buon senso anche su una dialettica che abbiamo costruito attorno all'immaginario di guerra, no? E che, come dire, come sfondo. E come tema di fondo ci portiamo dietro ormai da diverso tempo, perché ecco, chiaramente poi le dinamiche sono diverse. Quello che non cambia mai è di fronte a uno scenario di guerra vera, cioè di guerra bellica o di combattimento, no? Come quello che stiamo vivendo, quello che non cambia mai è il disinteressato impegno di alcuni medici, che noi sosteniamo, che noi abbiamo deciso di sostenere mettendo da parte, le nostre personali, richieste di aiuto temporaneamente. Questo non significa che presto, insomma, anche noi avremo bisogno di tornare a chiedere sostegno a quei soggetti, a quelle aziende, a quegli attori del territorio a cui temporaneamente abbiamo chiesto di sostenere i medici e l'ospedale. Io ho notizia, stamattina mi è arrivata notizia appunto che la Fondazione UBI, che solitamente ci sostiene, non ci trasferirà un contributo che ci aveva in qualche modo promesso per un progetto che avrebbe dovuto realizzarsi alla fine di quest'anno, perché hanno destinato appunto quelle risorse all'emergenza del Covid. E questo per parlare un po' di cose concrete, insomma, della Anche questo. realtà del nostro domani. Ne parlava Pisoni, no? E diceva: il problema non sono i programmi, le produzioni che noi avevamo, diciamo, messo in campo per quest'anno, ma il problema vero saranno i primi 6 mesi del prossimo. Ecco. E lo stesso accadrà per i musei e lo stesso accadrà per noi della GAMEC. Dovremo verificare, io mi auguro nel più breve tempo possibile, quante delle tante aziende, delle tante imprese che ci sostengono, Tenari, Scarvico, UBI, Bonaldi, Barcella, Elettrofornitura, ne cito alcune perché insomma forse è bene anche ricordare chi ci ha aiutato e chi continua a aiutarci a stare in vita e anche a realizzare questo progetto, no, che stiamo portando avanti insieme. Dovremo con tutte fare una verifica di quanto effettivamente poi saranno in grado di fare anche in futuro. E quindi ecco. Questo per parlare appunto di quella, tornare a parlare di quella parte non così facilmente immaginabile, no? Del nostro futuro anche immediato a cui avevo fatto riferimento all'inizio. Un'immagine che mi fa venire in mente il sopravvivere, no? Questa crisi anche dei musei e la testimonianza di quel sopravvissuto vero,
che è stato Simone Moro, che ci ha regalato forse uno dei momenti più intensi insieme ad Emergency in questa settimana. Anche quello è stato un momento forte, secondo me, dei nostri colloqui. Fantastico, è stato un momento bellissimo di una persona semplice e che ha espresso con parole di grande semplicità dei concetti, secondo me, molto, molto importanti, molto forti, al di là poi anche dell'attaccamento e dell'amore per Bergamo e per le valli bergamasche che ha manifestato in quella forma così spontanea che mi ha molto coinvolto, devo dire. Ma anche lui, secondo me, ha messo a fuoco alcuni concetti importanti. Uno è quello, appunto, della ricostruzione e riprogettazione a cui facevamo riferimento prima. Anche lui, insomma, consapevole del fatto che la normalità fosse il problema, ha immaginato un grande sforzo collettivo. E l'altro tema che è tornato a porre è quello su cui ci siamo interrogati un po' nelle prime puntate, che è quello delle generazioni, no? E della sopravvivenza. Lui che è sopravvissuto a, voglio dire, condizioni climatiche di grande difficoltà. Quindi, in qualche modo, ha detto quello che ci aveva detto Michela Murgia, che altri, che ci aveva detto Leonardo Caffo, da altri, che saremo dei sopravvissuti a qualcosa che stiamo cercando di definire. Ma che questo anche ci dà l'opportunità, come dire, di rendere, diceva lui, orgogliosi i nostri figli dello sforzo che saremo chiamati a fare e che faremo, no? Quindi, di nuovo, il tema generazionale che si pone in una maniera co così forte, empatica, emotiva, esistenziale. E ho trovato l'intervento di Simone davvero, davvero bello, sì, effettivamente. Sono d'accordo. Senti, Laura, è quasi mezzogiorno. Sì. Che il punto sulla raccolta dei fondi? Abbiamo novità da questo punto di vista? Sì, dunque, sempre tramite Simona Bonaldi che ha interrogato i referenti dell'ospedale del Papa Giovanni, sappiamo che ad oggi sono stati raccolti circa 13 milioni di euro, quindi la settimana scorsa erano più di 10 milioni, adesso siamo a più di 13 milioni, quindi diciamo in questa settimana si parla di bonifici spontanei, sono stati raccolti altri 3 milioni di euro e non è poco, credo, e testimonia nuovamente, diciamo, come dire, il buon effetto che hanno avuto i tanti appelli, i tanti richiami e la giusta attenzione mediatica che è stata concessa a Bergamo e al Papa Giovanni. Abbiamo giustamente invitato De Bellis perché Sky Arte, lo ricordava lui, ha fatto Sky Arte International, quindi Sky News, ha fatto questo servizio che poi è andato in tutto il mondo, in cui è entrato all'interno del Papa Giovanni, dove abbiamo anche potuto percepire l'impegno effettivo di tutti gli operatori e poi anche, diciamo, il buon funzionamento di quella struttura che nonostante un'organizzazione molto, come ti posso dire, un'ottima organizzazione interna, poi si è trovata a fronteggiare l'emergenza che tutti ormai conosciamo. Ho visto comparire qualcosa dei nostri ospiti, Gianluigi Recuperati, a cui mando un saluto e che uso come spunto per chiudere con la parola complessità. L'abbiamo detta prima, all'inizio, parlando della difficoltà di analizzare la situazione, la diciamo come strumento di pensare il contemporaneo, no? Il nostro scopo è un po' difendere questa contemporaneità, mi hanno detto più o meno tutti gli artisti quando sono andata la domanda a cosa serviamo noi. Credo che sia bello questo tentativo che stiamo facendo anche qua, ecco. E sulla complessità ho continuamente voglia di espormi in prima persona insieme a te, insieme a tutti i nostri collaboratori, insieme al museo, per difenderla, ecco, perché ne abbiamo bisogno per poter dare un dispaccio che sia vero alla fine in Certo, queste nostre conversazioni. certo. Sì, sì, è una complessità che, come dire, spesso però si porta con sé un po' di polvere, no? E quindi è giusto coltivare il pensiero della complessità, è necessario per leggere con lenti, diciamo, a fuoco, no? La nostra contemporaneità, però ecco, è anche fondamentale un'azione di pulitura di queste lenti. E quello che noi chiediamo
alle persone che decidono di dare un contributo alla nostra conversazione, forse è proprio questo. Quindi non di procurarci necessariamente delle lenti nuove, ma di aiutarci un po' a togliere quella polvere che noi due che abbiamo gli occhiali, insomma, sappiamo quanto possa essere fastidiosa. Gli artisti continuano, secondo me, ad avere, diciamo, quello spunto visionario che si rende necessario in questa stagione. Avremo sabato prossimo Carsten Holler, che ringraziamo, ecco, per aver accettato il nostro invito all'interno della puntata del sabato, che abbiamo deciso, di portare avanti, diciamo, come format serale, e che diventerà una puntata tutta in inglese, questo per, appunto, gettare ponti ancora più lunghi, no? Di quelli che abbiamo gettato sinora, e quindi arrivare anche a abbracciare altri fusi orari e altri territori. E poi ci sarà la domenica di Pasqua, e vediamo un po', insomma. Io vorrei esserci, se tu ci dai la Io disponibilità. ci sarò, Bene, bene, e allora potremo fare anche gli auguri a tutti. esatto. Senti, ci chiediamo qualche anticipazione per la settimana prossima, qualcuno. Buttiamo lì il nome dei Masvedo, lo posso fare, ormai l'ho Sì, fatto. certo, fai quelli che vuoi, fai quelli che vuoi. Diciamo appunto, la buona cosa l'abbiamo annunciata poco fa, i Masvedo saranno altri artistici, poi ci occuperemo anche di mondi che cambiano, no? Con le OGR che sono diventate un ospedale, avremo Nicola Riccardi da Torino. E poi il professor. Esatto, l'avevamo annunciato per questa settimana, l'abbiamo posticipato alla prossima perché dovevano chiarirsi, diciamo, alcune dinamiche proprio interne, ma adesso è ufficiale, l'ospedale si farà, e quindi ci faremo un po' raccontare, sì, questa dimensione particolare. E poi avremo Chicco Cerea, no? Il grande chef stellato bergamasco, che ha deciso di prestare servizio all'interno del campo dell'ospedale degli Alpini, chiamiamolo così. E quindi sarà bello, ecco, avere anche il suo punto di vista e il racconto di quell'esperienza che è iniziata ieri o inizia oggi. Adesso ho perso un attimo la. Ieri, ecco, esattamente. Va bene, allora, grazie. Siamo andati un po' lunghi anche oggi, ma mi sembrava interessante. Noi ci rivediamo martedì prossimo qua in veste informale tra 10 minuti e ti mando un abbraccio e ti ringrazio anche per questo punto. Grazie, grazie Leonardo. A presto. Buon lavoro. Ciao. Grazie a te. Ecco, abbiamo salutato il direttore, vi saluto anch'io con la poesia del giorno che arriva da una poetessa molto nota, forse più nota che letta, che è Sylvia Plath. È un estratto. La luna non è una porta, ma precisamente una faccia bianca come una nocca e terribilmente sconvolta. Attira al mare con un buio delitto, tranquilla. Nell'O della sua bocca spalancata e disperata. Io abito qui. La domenica due volte squassano il cielo le campane, otto lingue clamanti resurrezione. Placate infine scandiscono i loro nomi. Il cipresso punta in su, ha un profilo gotico. Gli occhi seguendolo trovano la luna. La luna è mia madre. Non è dolce come Maria. Le sue azzurre vesti sprigionano pipistrelli e civette. Come vorrei credere nella tenerezza. Il volto dell'effigie, ingentilito da candele, chino proprio su me, i miti occhi. Era un'immagine della Plath che mi ha fatto pensare anche agli ospedali, alle persone. No? Ricordate quella testimonianza dell'infermiera che diceva: i malati ci parlano con gli occhi. E questa cosa è quasi insostenibile, ecco. E trovare quel canale artistico, quella lettura poetica ce lo rende. Forse tollerabile, non lo so, non ne ho idea, ma lo rende qualcosa che dà testimonianza di quell'indicibile che l'infermiera diceva di aver scorto negli occhi dei malati. Radio Gamma torna domani per il suo giorno diciottesimo ormai, diciottesimo con puntata normale, con ospiti e con programmazione. Noi vi aspettiamo qua, io vi ringrazio sempre di tutti, ringrazio anche mio papà che mi fa i complimenti, è bellissimo che lui sia lì. Vi mando
Un abbraccio e a domani con Radiogramma e con un'altra puntata, un altro viaggio, un'altra esplorazione, altri dispacci. C'è anche Andrea. Ciao Andrea, vi voglio bene tutti. Ciao ciao.